WhatsApp, signori, sono Scipio, benvenuti alla terza tappa di questo Giro del Rivers, una tappa che si svolgerà interamente nelle zone delle mappe lunari, una zona che dal punto di vista turistico è rimasta un po' emarginata, un po' trascurata, ma che tutto sommato ha ancora delle bellezze ancora nascoste. Questa tappa parte da Denebola, la prima mappa lato Ani delle mappe lunari, una mappa che tutto sommato non ha granché da dire, a parte che poteva essere considerata una mappa expo nel caso in cui Aliot fosse piena, oppure CD non era praticabile. Cosa invece bella di questa mappa è il pad, questo. Una sorta di base futuristica bellina. La seconda mappa invece, sempre lato Ani, Alfard, che storicamente non è né mappa da Exp, non è stata né mappa da Exp né mappa da War perché facevano male i mostri, ma che è stata utilizzata per un evento, l'evento di Halloween, che facevano spawnare i boss che facevano spawnare 5 boss uno dietro l'altro. Un evento, sì, un evento carino, ha saturato la mappa, però alla fine piano piano ce li siamo tirati tutti quanti. Invece mo arriviamo al centro storico delle mappe lunari, dove partirà un piccolo circuito attorno appunto al centro storico. Aliot è una delle mappe migliori per expare, era una delle mappe migliori per expare perché tu tiravi le torri con i Ra, o addirittura se tu avevi dei buoni falchi potevi tirare addirittura due cerchi, quelli vicini, massimizzando l'expo e arrivando a 86, 90 o addirittura 92 in 2 mesi, 3 mesi più o meno. Il circuito invece prosegue con Ferkard, una mappa che non c'entra niente, non ha un perché. Questa mappa non serve, serve soltanto per collegare Aliot a Eopi. Eopi invece, che era una mappa ambita quando ancora c'erano una o massimo 2 messe al mese, era ambita perché era l'unica mappa in cui potevi droppare il motore 86 tirando i mostri, facendo apparire i goldi, e quindi droppando il motore 86 del BG, dell'EG, dell'MG, se avevi fortuna. Mentre veniva usata anche per tirare l'ordine, questo. Tecnica per tirare l'ordine, piano piano uno sulla porta qua facendo questo giro, una sorta di movimento armonico, cercando di non farsi prendere dalle frecce. Poi magari, che ne so, gli altri tiravano, e vedete che sta avvenendo, gli altri tiravano i mostri, quindi te li portavi qua piano piano, e adesso tu tiravi i mostri e dopo piano piano ti tiravi l'ordine, facevi la missione, la finivi, e se eri un carro avevi ed avevi proprio una fortuna, ma a quei livelli esorbitanti, potevi droppare il Monte Omega, una bella arma per fare l'HS, non la C o il BS. È il Monte Omega che deve essere usato, che fa tipo 6.000, tra i 6.000 e i 10.000 di danno, mentre la C tra i 3 e i 5.000, poi dipende anche un po' da come si è settato. Il circuito si conclude nuovamente ad Aliot, facendo vedere prima i cerchi per BG, e per i G adesso i cerchi per carri. Questo non tanto, questo invece è per carri puro, i carri si mettevano qua ed era bellissimo perché tu venivi qua e shottavi i carri che si mettevano, che non ti potevano vedere. Questo, se uno aveva fantasia, lo poteva pure usare come exp, e questo qua, se proprio non c'era spazio, uno veniva qui, altrimenti faceva guerra, perché altrimenti il carro non poteva expare, diciamo, al 100% ad Aliot. Due cerchi ci sono per i carri. Prosegue e si avvia verso la conclusione questa tappa andando a Polaris, una mappa che, come quella precedente, non aveva come quella Ani, non ha
una grande storia di guerre o di expo, perché anche qui facevano male i mostri come a Polaris. Me e qui come a Polaris, come nell'altra mappa. Mentre Castor, come De Nebola, tra l'altro da notare il pad a impatto zero. Questo pad non ha emissioni, funziona energia solare. Quel sole, il sole, eccolo qua. Praticamente tu, l'energia solare che prende qua è tipo al 100%. Quanto sole, mi sta luccicando la luce del sole. E come De Nebola questa mappa era bella per fare guerra dal lato Ani, qui venivano gli Ani, da là invece De Nebola venivano i Bichu. Ed era solito, non era raro leggere. Poi, ci sono gli Ani che campano il portale di Castor, oppure ci sono i Bichu che campano il portale di De Nebola. Allora c'è il presidente che contava: venite al warp, rush 3, 2, 1, e tutti quanti a rushare a De Nebola, o in questo caso i Bichu a Castor. E si potevano organizzare anche delle belle war, anche perché anche qui i mostri non è che facciano tanto male. Quindi per cui la terza tappa del giro si conclude con il town, a livelli di secondi, ecco. E quindi un saluto da Scipio e alla prossima tappa.